Ok, mi sentite tutti? Sì, perfetto. Ok, la live è aperta. Oh, ok. Bene, bene, bene. Ok, questo è impostato bene. Tac, audio, desktop. Perfetto. Signori, siamo qua in gioco oggi con il nostro PG da poliziotto. Questo wipe ho intenzione di portare il PG da poliziotto anche un po' in live, quindi bene, vediamo un po' come andrà e ci partiamo con le live. Teniamo il radio. Buongiorno Carpe, buongiorno. Check radio. Trova. Secondo piano. Lei? Scendi al garage, dai. Arrivo. La parola caro è troppo usata nel suo server. Ciao, caro. Grazie per il follow, caro. Raga, la parola caro ormai è sfuggita di mano. È sfuggita di mano la parola caro ormai, purtroppo. Quindi non c'è niente da fare, ragazzi, non c'è niente da fare. Purtroppo la situazione è sfuggita di mano. Ciao Cuba. Ciao caro. Buonasera giudice. No, no, poliziotto. Giudice, quando inizieranno i processi? Ancora non sono iniziati, su impero, sai. Sto ginco. Ok, qua. Qua Coleman, dov'è? No. Sono lì. Salve, Salve, salve. doveva parlare? Dove si trova? Siamo circa in centrale. Panzaltino, Panzaltino, ti vedo male, smetti. Opla. Ok. Mi devi parlare? Ma che botte cammina, Oscar, ma va a quel paese, va? Eh sì, Smetti. Pegna, allora, tu avevi fatto quella richiesta delle denunce a prendere in mano? Sì. Bene. Il Venga, comandante mi ha salga, salga. autorizzato a dirti che potete prendervi le denunce che sono appunto lavorabili e lavorarci sopra con chiunque. Per ora che non c'è reparto investigativo, qualsiasi agente o superiore, sotto appunto se avete se riuscite a prendere un fascicolo e tutto quanto, bello, cioè se prendete la denuncia in carico dovete innanzitutto trascrivere tutto sui documenti, qua, ok? Aprire un fascicolo vero e proprio. Se avete delle, appunto, delle informazioni importanti che possano far partire un caso, potete presentarle appunto a me, che poi le porterò poi al comandante e vi autorizzerò in quel caso poi ad aprire ufficialmente un caso investigativo. Va bene. Ok? Perfetto. Quindi se ti interessa qualche denuncia, prendila in mano, apri, scarica, scriviti e trascrivila su un documento che trovi al centro al negozio di elettronica e poi me la presenti qua con tutto il fascicolo, le prove, magari se ci ho parlato con le persone in questione, ok? Che poi la Va presento al benissimo. comandante, dai. Va bene. Vado. Posso andare. Coleman, buonasera. Lo so, sono un Buonasera. Marshall. Ah, sono Marshall, grazie del follow. Ma sto cane è sempre qua che ti aspetta, eh. Sempre lì. Si chiama Peter Coleman, si chiama. Sì, è vero. Del tuo cane, Coleman. Sì, dove sta il cane? Era lì fuori dalla centrale. Prendiamolo, Vai, forza! torna indietro. Eccolo qua. Peter, in Peter? Peter. In Peter, apri lo sportello a Peter. Aspetta, mi sposto. In. Bravo. Non si chiude. Oh. Ah, ecco. Ho aperto No, le tutti gli altri. altre? Smith, in centrale siamo due regole, cioè ho dritto una. C'erano due agenti in centrale prima, non c'era Pegna. Ma non ci stava Pegna 2 secondi fa in centrale. Grazie per il follow, Shirbus, benvenuto. È già andato in Adam. Smith, vedi che già sono con una regola in Adam, se poi ne prendo un altro. Se riesci, sì. Benvenuto, Shirbus, benvenuto.
Ragazzi, allora che mi dite? Ragazzi, buonasera, buongiorno, buongiorno, come va? Il Bene, cane è messo abbastanza comodo, vedo. il cane sta sempre comodo, smetta. Eh sì. Se sta scomodo, ti sposti e fai mettere comodo a lui. Giusto. Ieri mi ha fatto la pipì. Come ti ha fatto la pipì? Sì, sulle scarpe. Perché non lo portate in giro a fare pipì? Non lo so. Tu dovevi prendere e portarlo a spasso per far pipì. Ragazzi, Lo dai, farò la mamma mia. prossima volta. La cane è la base, cioè. Diglielo, Smith, diglielo. I bisogni del cane sono di primaria Attenzione. importanza. Mannaggia questi taxi. Ci sta lavoro? Sta lavoro? Ah? Grazie del follow, gratane, Sentito? gratane, benvenuto. Sì, stavo dicendo, ci sta lavoro? Ma che è successo qua? Che Non lo so, Matarazzo l'ha steso. Ah, è successo, ragazzi? Ah! vabbè. No, no, tutto a Un posto. piacere, mi scusi. E Perché avete Francesco, chiuso? Smetta. Salve Coleman. Perché escono dall'altra parte, non devi dare che si scontrino Ah, mentre entrano all'interno ok. dell'incrocio. Questi criminali. Gratane, gratane. Mi pareva di aver sentito degli spari. Sì, ragazzi, sicuramente ci casco in questa cosa. Per fortuna che non leggo bene la chat, che la vedo piccola, quindi l'ho letta male. E non l'ho letta Signore? per intero. Oddio. Signori? Ma, signore? Aiutami. Non possiamo fare niente, chiedo un medico. Sì, ce ne sta uno. Signore? Che è successo? Mi hanno investito. Mi aiuti, agente. Sì. Come, ma ci sei? Sì, ci sono, ci sono, ci sono. Lo soccorro io, prego. Mamma mia. Mamma mia, signore. Meno male che Smith è sempre Per preparato in queste fortuna. circostanze. Signore, stia attento a non Innanzitutto, camminare il sulla metodo di primo strada. Immagino soccorso l'abbiano è una investita. meraviglia. Chi l'ha investita, signore? Ma un tipo stava attraversando, è passato a 2000 e mi ha messo sotto. Sì, attento, quando il semaforo è rosso non deve attraversare lei. Ma il Quando problema è diventa che non verde era attraversa. rosso. Mannaggia. Mi dispiace, signore. Vuole un Mamma mia. passaggio? Chiami un taxi. Sì, chiamerò un taxi. Eh sì, anche perché siamo pieni noi. Va bene, vi ringrazio. Prego, prego, si Arrivederci. figuri. Buona giornata. A lei, signore, a lei. Oh, grazie per l'host, cane pazzo. La moto, la E moto. grazie per il follow. Grazie mille. Un ride. Grazie per il ride, veramente. Sono liberazione, grazie per il follow. Facendo un attimo una cosa, polizia, ti Benvenuti. sto facendo un attimo una cosa in... Ah, Sì, ma mi Coleman. scusi, ma che siete a Che stai cavallo? Una volta si facendo? andava a cavallo così? Coleman, cioè, stava nei pensieri, non Alex, poteva... che te... Ma che te lo porti a spasso così?
Ma le sembra normale? Genti, è che mi sta portando a fare la visita dal fisiatra. Si mette là dietro. Si mette dietro. Sono incrocchiato proprio, non mi posso muovere. Chiamate il medico. Prova a salire. No, vedi che è a posto. Oddio. Sono incrocchiato. Vabbè, resta così. Vai, cammina da dietro, sennò vola. Aspetta, quindi vado a tutti i ragazzi, grazie per il follow, chi l'ha messo, grazie per il dare ancora cane mazza. Sei scrocchiato. Madonna mia. Mi sento molto meglio. Ma tu sei spazzato, non è che ti senti meglio. Ma lei è sicura di avere ancora una schiena? Oddio. Oh madonna. Ma qua come mi muovo. Stia dritto e non si muova, così evitiamo di fare sti rumori. Alex, ma che gli hai fatto a questo? Ma che cazzo ne so? Oh madonna mia, mi fai senso, mi fa senso. Mi sto inceppando proprio. Aspetta, ma l'hai spaccato, io. Alex. Ok, aspetta che sto scrocchiando. E basta. Però proprio mi spezza la schiena davanti a me. Ma basta. Questi non stanno bene, Smith. Fa sensissimo. Oddio, mamma mia, vuoi altro polso? No, andiamo. Vatta a fare un po' diverso, Alex. Mamma mia, sta gente. Sì, che senso fa sto rumore? Oggi non c'è un cazzo noto, vero? Non c'è una chiamata sul dispatch, nulla, nessuno che chiama, nessuno... Quasi lavora, Smith, siamo produttivi. Aspetta un attimo, 14:55, 10 minuti fa. Salve, due soggetti hanno cercato di vendermi delle sigarette al centro impieghi, ma non so... Vabbè, ma c'è la polizia ora al centro impieghi. Ma c'è qualcuno che risponde al centralino in centrale, eh? Perfetto, mi sa di no. Ah, hanno messo un cazzo pubblicitario qua sopra. Non ci sia nessuno, sergente. Signori? Aiuto, gente. Signore, dove va? Ma va fottuto la moto. Signore, fermo? Ma va fottuto la moto, c'ho quella GoPro. Signore, si fermi. Signore, che sta facendo? Ma è un bravo ragazzo, stavano scappando. Si allontani, dai. Mantenga le mani in alto. Mettami al telefono. È lui. Mettami al telefono. Sono infermo dalla polizia, ti richiamo. Madonna mia. Seguiamo quello Smith, seguiamolo. Vai. E io mi ero fermato per dare una mano. Vai, stavano scappando. Vai. Ma è caduto solo il suo amico, ma come cazzo ha fatto? Vai. Ma ha rubato la moto. Fermiamolo. Ma è scappato quello, dove vai? 14:18 si scioglie. Ma prendi quello che era lì a terra. Ma che me fregate quello a terra? Ma scusami, almeno è uno, possiamo interrogarlo, cazzo. Ma gli ha rubato la moto, mica. Ehi, vabbè, ma prendi quello, madonna mia. Ma quello stai, questo è quello che cerca la moto, l'ha rubata. Dov'è? Come l'ha buttato a terra? Ha rubato la moto. C'è il GPS della moto? No. Eccolo, è questo qua, forse. No, quello che abbiamo vestito. Niente. Vabbè, ma guarda, sicuro che hai visto prima che la scenderò. Ma cazzo, ma come? Questa? Non è questa. Ma sono scemi solo. Oddio, sono quelli signori, che scrocchiano le gambe. Signori, ma che state a fare qua? Al circo? E quale dei 25 dovete fermare? Oh, però quelli! Chiamo l'ammazzo. Check radio. Qui Adam 2, stiamo fermando una moto che ha tirato... Un calcio e un'altra dai, moto. Chi è stata a tirare il calcio? Potrebbe scappare, ha già tentato la fuga. Accostate, forza, tutti e due. 10:20. Me lo mandiamo subito. 10:40. Comunque, al posto. Sono sirene montate queste. Signori, allontanatevi. Allontanatevi. Signori, spegnete la moto. Spegnete la moto. È già spenta. No, non è spenta, la luce accende. Spenga la moto. Bene, io vedo accese. Quella dietro. Ah, no, sì. Ah, aspetta. Ecco, favorisca i documenti. Sì. Signor, lei ha qualche problema con noi? Che ci segue? No, ma che... No, volevo chiedere l'informazione. Il centro di informazioni non è qua. Ah, ma lui... Sì, io ho chiamato perché ho visto i due di prima con la moto. E quelli due di prima non era quello che ha rubato. Vada, forza! I due di prima con la moto, con la felpa viola, stavano menando... Lo sappiamo, l'abbiamo visto, però alla fine sta pigliando quello che gli stava rubando la moto. E poi l'ha rubata perché stavate noi, abbiamo distratto, lei l'ha investito, siamo distratti tutti quanti, l'ha rubata. Quindi se non vuole essere colpevole di una fuga di una persona, vada via. No, io pensavo di darmi una mano. Ma ci hanno distratti e è scappato quello. Ma perché il calcio non...
No, no, perché gli hai tirato un calcio? Ma che sto facendo? Un calcio. Eh sì. È partito un calcio. Oh. Aia, la schiena. Mi che collego c'è il ticket. Ma che fa Coleman? Oh, Coleman. Ma non lo so, mi è passata una cosa, questo mi ha iniziato a muovere tutto così. Ti ha dato la patente. Ma che cazzo? Dimostrami la patente. Ma che sei così felice? Tieni. Ma non ho fatto nulla. Sono incensurato. Diciamo. Incensurato? Perché hai cominciato a parlare con le mani? Tu, che ne so, questa è la patente della macchina, non per la moto. Ma la patente per la moto? Yeah. E cosa, scusi? Per la moto dove sta? Più vicino? La patente vabbè. A deve dare A. A. Ma non era la B? No, no A. La B è per l'auto. A. Intralcio alla giustizia. Ma che tralcio? Ce l'ha la patente A, sì o no, signore? Ma no, questo perché ho provato macchina, di salvare una signorina. No, patente A, cioè, ce l'ha? Senza patente, Alex. No, io c'ho la patente B. E allora niente, deve, essere contra... deve esserci la contravvenzione per questo reato, eh? Raga, su internet, su YouTube, Twitch, Antonio TV, se vai su YouTube cerchi sirene moddat, GTA 5, moddat, in inglese lo cerchi, insomma, a vedere i video con il pack da scaricare, farmi quella che ti piace di più. Adesso questa qua me l'ha passata mezzogiorno tempo fa, se non ricordo male, adesso non ho più il link. Fate una cosa, fate la multa a lui, poi... No, devo fare la multa a lei, signore, e poi la multa ai soldi. A lei, signor Alex. Aspetta, lei, Coleman. Oh, oh. Sto facendo io. Signore. 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 Stia fermo, stia fermo. Sto facendo la multa, non, non se ne vada, eh. Si contenga, si contenga. La moto la sequestriamo? Sì, signori, assolutamente sì. Okay. Chiamate il sequestro. Chiamate l'emozione forzata, chiamate. Non è del nonno, no. Come si chiama? L'emozione? No. No. C'è? Ma la posso pagare con la... Non lo so. No, non la posso pagare con la carta, che nervo. Non lo so se sia l'emozione. No, non credo sia. Ci potete portare un attimo alla banca e prendo dei soldi così non la posso pagare subito. Ma devi spegnere queste sirene, per queste luci, per piacere. Ma che ti dà fastidio? Sì. Mamma mia. Quanto si rimozione, c'è rimozione. Fatto, no, ragazzi, sì, non è in servizio. Cioè, ma vedo uno, vedo. Numero. Chiamate il numero. Sì. Ma non ce l'ho. E vedete se sono dato l'annuncio. Ecco qua. NIR e Mubal. Ma come, man? È tutto a posto? Oggi è particolarmente felice. Oh, Coleman. Presente? Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. Vabbè, ecco davvero intelligente, sorridente. Attacchiamo, Okay. Vada. Arrivederci, vada. Arrivederci. Mamma mia, Coleman, adesso è. Oh, come? Allora, aiuto. Questo modo passa con il signore? Deve andare a piedi, prosegue. Facciamo la multa? Aiuto, sì, ma non tu che stai a ride? Che ridi, Alex? Ok, ora vado a circolare, su. Che pagliaccio. Ma il cane sta in macchina? Speriamo. Non scendi, Peter, non fai un cazzo oggi. Sì, oh, calma, nemmeno dammi un passaggio. No, ma scusa, già Jack qua non ce l'ha la patente. Ma chi? Jack. Qui lui. Quello lo sviro. Ma non rispondo a quella relazione. Ma lui sì ce l'ha la patente. C'è la patente della moto, dico. Sì, ce l'ha. Tu non ce l'hai? No. Di chi è la moto? Mi ricorda un 5, segnaliamo che siamo in 1080 a piedi, aspetta, ma ce l'hai la patente tu o no? Oh, ce l'ha la patente lei o no? Jack, ce l'hai la patente? Jack. È carino sto cane. Come si chiama? Peter Coleman. Signore, mi sente? Signore? Questo è andato a bere un caffè mentre... Vabbè, andiamo, va? Agenti ci sono, abbiate pazienza. Ditemi. Ce l'ha la patente della moto, lei? No, ragazzi, ma io ero passeggero. Ma è sua la moto, lo sa? Ma non è mia. E di chi è? È stata noleggiata. L'ha rubata. No. Va bene. Vabbè, la signora non la riprenda. Sta arrivando il sequestro per sequestrarla. Vado a riporla? No. La lasci. Noi veniamo al Nicky per il cibo gratis. No. Oh! Oddio. Ma sei pazzo? Ma lei è pazzo? Sì, sono pattere. Sì, ha rovinato la vettura. Stia attento che si fa male. Dai, inizia a correre. Inizia a correre verso il Nicky che dobbiamo mangiare noi. Hai capito, Smith? Mamma mia.
Sì, sono troppi Adam, potete anche distaccarvi, già ci sono due Adam sul posto. Oh, Dalic, buongiorno, buongiorno. Mi ha comunicato il codice 24, mi raccomando. Vabbè, andiamo... cosa c'è aperto qua? Andiamo al Bendis, dai, qua. Andiamo... anzi no. Cosa c'è aperto? Cosa c'è aperto? Cioè... lo Starbucks, il Green Market aperto. Andiamo del Nick. Questo ci offre il cibo, ha detto. Sì, si impiega un'ora arrivare. Mentre se ci arriva, c'ha ragione pure tu. Adam, non è che non nessuno. Che locale ci sono aperti? Vediamo. Allora. Lamar, mi dicevi? C'è aperto il Bennis, Nick, concessionario 200. Da mangiare, dico. La denuncia dove è Starbucks? La denuncia la sto pubblicando adesso. Perché Galli Custom, tu vedi fatta l'una il Galli Bar. Green Market, andiamo al Green Market. Okay, anche il Galli Bar è aperto, c'è il Galli Bar. Sì, 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 ma già ci siamo andati prima. Detto che la macchina è stata aperta con degli effetti della... Madonna, sì, sì, era vera da noi. Ah no, la macchina è stata rubata senza attrezzi, capisco a me in che senso. Ecco, colleghi, mi sentite? Comunque, sta adesso vengo in centrale e ti spiego la situazione. Mi devi dare solo due. Signore, signore, è andato un moscerino nell'occhio. Un moscerino nell'occhio, le è dato proprio... anche detto, tutto lo sciame di moscerini nell'occhio le è andato. Affermativa, eh sì, non vedevo niente, mi stavo frenando. Chi c'è la coordinazione? Però se, nessuno, se non c'è nessuno. Se non vede nulla, signori, si fermi, sono no? Sono 9 Adam in questo momento, non c'è nessun coordinatore, nessuno che sta al centralino. Ormai ero nell'incrocio, ho capito. Vada lei, Lidia. Vabbè, si mette lei al centralino, no? Per me non c'è problema, però avrei bisogno di qualcuno mi dà la mano con la coordinazione. Può andare così veloce. Ok, no, no, vado piano. Vada piano, signore, vada piano. Ok. Soprattutto in queste strade di cane, raga, mamma mia, mo sta sto coso che ha. Possono essere bambini. Che c'ha il volume. Ma non solo per la sicurezza degli altri, anche per la sua, signore. No, no, togliamo questa cosa. Che avevo messo la body, che un fanno. Arrivederci. 1080 piedi in codice 4, ringrazio per il supporto. Andiamo alla fine. 10-5 cortesemente. Io non so, la gente che entra in radio si lamenta. Si lamenta. Ma non c'è nessuno alla coordinazione, nessuno al centralino. Vai tu, no? Non ci lamentarti, sei pure la gente. Andiamo ora. Nicchi, andiamo al andiamo. Se poi non c'è nessuno, ce ne andiamo al Green Market. Se poi. Ah, poi ce li facciamo tutti, semmai. Offre Smith. Sicuro. E tanto Smith, non consumi mai nulla tu. Oggi sì. Quindi ieri ho fatto speso qualche 5.000 dollari di vestiti ieri. Ho fatto compere ieri. Sai, Colwell. Che hai comprato? Un po' di vestiti, un po' di completi mi sono fatto. Con quel coso, con gli unici negozi che ho trovato che c'ha vestiti adatti a me. Adatti alla mia persona. Così sicuramente non vado in giro in tuta io, ecco. O con i jeans abbassati. Da che parte si va da questo? Destra. Ma lei vede dove è il locale o no? Non sono mai andato. Ma lei dietro, la vede la mappa o no? Dietro. Ma lei la vede la mappa o no? Dai, dietro. Ma la vede il bicchiere, non so, cioè. Il bicchiere lo vede mezzo pieno o mezzo vuoto lei? Tutto pieno, pieno. Cole, ma l'ha votato? No. Ancora no? Lei, dottor Smith? Sì. Spero che abbia fatto la scelta giusta. Questo non lo so. La volante si chiude, Non so come chiuderla. Non è sua, di Coleman, non si preoccupa. Mia, ma non ti preoccupa, non me la rubano. La inciura, no? Se me la parcheggi qua fuori, parcheggiala. Mamma mia, reputa più sveglia, resta, più sveglia. Comunque sono arrivati, gli ho visti. Mamma mia, più sveglia. Ma lì... Non deve dormire, non deve dormire. È nostra la strada qua. Ma come? Peter, vieni qua, vieni. Vai, Peter. Devi far pipì? Vai, fa pipì, Peter. Aspetta, un 10.55 di un R8 già al 101. Ci sono cespugli qua.
Ma chi è questo? Che tatuaggi sono? Buonasera. Significativi. Ciao, che cosa significa? Lei chi è? Come ti chiami? Oh, Wayne. Nome? Wayne? Cognome? Bruce Wayne. Mor. Che ti gratti i capelli? C'hai i pidocchi? No. Allora, basta grattarti. Non parla così sempre, smetti, come lo metti in difficoltà, dai. Quanti anni ha, ragazzi? Cioè, 18. Allora. Ah, 18, cioè, maggiorenne. 18 anni. Mm-hmm. Sei grande, allora. Mm-hmm. Wayne Moore. Sì. Mica sei figlio delle sorelle Moore. O-R... No. Oddio. Infatti, meno male. Ma che cosa stavi dicendo? Che significato hanno questi tatuaggi? Robe fighe. Fighe con la K? No, quello no. Come no? No, con la C. C-H-E? Sì. No, K-E. Oh, tu mi hai cagato il cazzo! Ma aspetta, ma sei quello là che c'ha in culo della moto prima? Oh, ma ti svegli! Ti svegli! Oh, al posto di blocco c'è quello con la moto, è arrivato qui. Oh, ma ti devi svegliare, frate. Impossibile. Frate, non so guidare. Pensa un po' come stai messo, da un culo e manco se calmiamoci, dai, so. Ma ti svegli, caro? Caro, la finisci? Basta grattarsi, però, Caro? La finiamo? Mi sta importunando. Alex, lascialo stare. Ma anche la dalla... Alex! Ma chi ti ha inculato la moto? Che sta là la moto? Che deve ma che fa questo? Ma che fa? Questa guarda, le palle al cane? Ma che fa? Non usa il culo al cane? No, sono due cani. E tu invece come... Fatti sentire, chiamo? Peter. Fatti sentire, Peter. Ciao, Guarda che la zanna, questo cane, non è un cane docile. Non è un cane docile questo, Che non fare incazzare il cane, per piacere. Non è un cane docile, È un pacioccone, si vede. Oddio. Guarda che se ne dà fastidio poi morde, E non è, noi non siamo responsabili del sede del cane. Cioè... Sei stigato. Andiamo, venga, venga. La C... È la... No, è quella K. Ah, con la K. Coleman con la K, giusto? Coleman no, con la K. C. Ah, con la C. Sì. Lei si chiama, scusi, no, ripeto che sono vecchio, non Wayne, ricordo. Ha detto. Wayne. Wayne Moore. Wayne Moore. Mm-hmm. E che cerchi qua? Tu che cerchi? Ah, sabbia. Non capire. Non lo so, che fa qua? Io cerco droga. C'è cosa? Cosa? Non ci ho capito. Vediamo allora, sto arrivando. No, cosa hai detto? Non preoccuparti, sto visionando... Tu fatti i cazzi la prova video, tu compila la tenuta e io vedo un attimo questa prova video. Dai, fallo. Si può avere o meno? Oh, non è una chat di WhatsApp. Poi, puoi capire. Ti metto qua per terra, fra. Qua. Mi sta minacciando. Voglio i danni morali. Che danni morali? Sporca denuncia. Esatto. Denuncia. Sporca denuncia. Tanto già prendi i soldi per malattie mentali che c'hai. Oh! Dissocio. Che è questo? Oh, mi regali quegli occhiali da sole? Dov'è sto qua, carito? Kendrick. Dimmi. Mi regali quegli occhiali da sole? Guarda quanto sono belli. Stavo sospirando. No, non ce ne sono in città. Regalarteli è un po' eccessivo. Dai. No, allora, facciamo così. Se ne trovo un paio a un buon prezzo, te li compri e te li a un buon prezzo. A un buon prezzo. Quella è l'ultima volta che mi hanno visto $20,000 per un paio di occhiali. Jason, Jack. Dica. Te li vendi gli occhiali? Ragazzi, me l'hanno regalati. È l'unica cosa che mi garba su di me. Ah, ok. Proprio l'unica. Vedi, niente da fare. Tu ti calmi un po' con le parole, Alex. Ti calmi un po' queste parole, eh? Siate clementi, è un po' suscettibile. Sembra Harry Potter, sto babbo. Alex. Dica. Stai nervoso ancora per ieri? Sì. Ma non te la prende con gli altri? Ma faccio cambiare, c'è sti vestiti da giorni, c'è sti vestiti, la stessa maglietta nuova. La stessa cosa, la stessa. La divisa a me se lava e se cambia. Se lava a me la divisa. Sì, poco di razziale. Che so io? Razziale, tragico. Tragico mi ha chiamato. Sei incazzato il cane. Ah, ti sei incazzato per quello e non per la razziale. Vieni qua un attimo, vieni qua. Peter, vieni qua.
Adam 5 ritorna in stato di forza. Mamma mia. E cazzo. Strozzo. Quindi voglio regali per vabbè, capisco, vado a spacciare. Ma che vai a spacciare? Non ce li ho gli occhiali, come te li faccio a regalare? Vado a spacciare un paio così solo. Me li compro, ok? Ma che ti compri? Vado a spacciare così me li compro. Capisco. Che c'è paura del cane, Alex? Che scappi, eh? No, no, vedo che si avvicina troppo. Sai com'è? Scappi, ti fa paura un cane. Sì. A caga sotto. Vabbè, un cane. Sì, quindi capisci che è un pochino. Che vedi che non ti mangia, Ti agguanta. Ecco, ti ha appisciato sopra le scarpe, guarda là. Mamma mia. Vabbè, scialla. Ti devo dire, c'è un'altra 5 di scarpe. Mica so come te che vai in giro con le stesse scarpe da 10 anni. Aia. Ma non capisco se è il cane oppure se sei tu che sta abbaiando. Martin, non lo so, dovrebbe sì, perché qualcuno. Tutti e due Coleman. Sì. No, no, era riferito a te, però ok. Ciao. Povero Coleman. Poi si chiama Kendrew. Sì, dovrebbe esserci qualcuno. Oh, ma la smettete di fare i cani? Ma la smettete di stigare il cane? Se poi la morde, non è la nostra responsabilità, ricordo. Io conosco più lingue, so anche il, diciamo, quella gestuale. No, mica il cagnesco, guardi, la ce ne andiamo, Ok. Cosa? Io ho detto che eravamo al circo. Salve, ma perché ci stai te? Stiamo al circo con le mani. Perché ovunque noi andiamo c'è sempre no, sapete dove sapete dove si può spacciare? Cioè tipo un posto dove sotto banco Coleman, dimmi, vuoi un po' di droga? Dimmi un'altra volta, vuoi un po' di droga e t'arresto, ti dimmi faccio andare sulla strada diretta via. Vuoi un po' di che? No. Ah, perfetto, restiamo. Su. Ci sono un risucchio di polpette. Peter. Ha sentito che ho detto qualcosa per caso? Stava sniffando una polpetta. Peter? Aria. Allora, dai, corre, andiamo a farci un giro qua. Ma che fa? Ah, vai che bello. Ho bisogno di parlare con un ufficiale. Ma che fa, Coleman? Beh, ci uniamo, no? Tutto lo squadrone di polizia State fermo, dai. Oh, beh, aggressione. I danni fisici. Ah, non vedo l'ufficiale in centrale, andiamo Colin. Andiamoci, scusateci. Mi raccomando. Pronto? Salve, sono il partito di polizia, buonasera. Buonasera, avrei bisogno di parlare con un ufficiale. Sì, andiamo in centrale, attenda al desk, grazie. In centrale LSPD? Sì, 343. Ma ci sono dipendenti qua. Ok. Che dipende, che polizia cercano, New York o Santos? Nulla. Io sono nato a New York. Allora c'è anche a New York l'ufficiale, allora. Io sono di Los Santos, mi dispiace. Sì, il fatto è che adesso in procura... Cioè, allora, lei dov'è, mi scusi? Io adesso sono sul ponte di New York e sto tornando a Los Santos. Mi hanno mandato, sono venuto alla polizia, mi hanno mandato in procura. Ho parlato con il procuratore, sto andando alla polizia di Los Santos. Molto bene, rimbalzino di noi in procura. Vabbè, comunque, ci venga la UOL della 343, ok? Arrivo. Vabbè. Smetti? Ma... Il cane? Cosa succede? Dov'è Conan? Aia. Oh. Vorrei. Oh. Ci penso io. Coro. Vieni qua, vieni. Ecco, fermo. No. No, la sabbia, la firpa. La smetti o no? Aia. Che dobbiamo fare, Alex? Dobbiamo arrestare? No. Allora. Ha incominciato lui, però. Che male, dai, che male. Dai, un abbraccio, ragazzi. Aia. Abbraccio, sì. Poi mi sporco. Io abbraccio. Abbracciatevi da dai, no, mi ha fatto malissimo. Voglio chiedere scusa a vicenda, su.
Ma che no, non lo so, i ragazzini mi sembra di sta affa qua. Voi prendete a pizze per quale motivo? Salve, comandante. È perché ha iniziato lui, non è colpa mia, ok? Salve. Dovete iniziare a fare i seri. Ma mi ha fatto malissimo, andate, mi fa male, mi fa male la gamba. No, okay. Sono giù al garage. Dammi la mano, dai, dammi la mano. Io senti, vaffanculo, mi ha fatto malissimo. Dio, mi forza. Non vi voglio vedere più prendervi a pizza, La prossima volta infatti lo distruggo. Vi arresto tutti e due la prossima volta. Dai, dammi la mano, dammi la mano. Vieni qui, dammi la mano. Andiamo, dai. Ci cercavano? Cercavo un ufficiale in centrale. Vabbè. Chi è che cercava? Spero solo che non ti rivedo. Un ufficiale in centrale. Non siamo noi ufficiali. Vabbè, vediamo se possiamo risolvere questa cosa. Siamo sotto ufficiale. Ciao Kendrick. Ciao. C'ho sempre la bandana. Dai, come mi chiamo? Wayne. La madre mi dicevi. Wayne. Dai, sentiamo. Mi vuoi far avere la denuncia? Sto andando nell'ufficio del comandante. Denuncia già effettuata sull'applicativo nostro. Grazie. Se vuoi anche la prova video, dimmi tutta la voce. Sì. Ma carica il colo, eh? Sì, girami pure quella, se la tieni. Magari no, vai carica il colo, dai. Mi ricca. Dov'è vai che carica, vieni davanti a te. Come? Vieni davanti a te. Un abbraccio, bello. Davanti a me. Ma che vuole lei? Beh... Sì, mi sono male. Infatti, che ti dobbiamo portare in ospedale? Sì, magari. Noi non ci abbiamo posto in macchina. Francesco, vuoi accompagnare in ospedale? Prego. Dai. Con lui? Sì, vai con lui. Poi lo riporti qua. Ve lo porti dove vuoi. Va bene. L'aspetto al quinto, scusate. Agente? 10-4. Mi dica. Ma posso parlare? Certo, dica. Possiamo dare agente a quelli della rimozione? Già se ne stanno occupando. No, perché... No, proprio a loro, dico io. Non ho capito, perché, scusa? Tipo, stavamo camminando e mi sono venuti contro. Mi sono venuti a sbattere contro la macchina, causandomi danni. Poi io mi sono avvicinato a loro, ho detto... Poi andrò comunque a parlare con il direttore e lui mi fa... tanto non mi interessa perché tanto è mio papà. Ma già ce ne stiamo occupando, non si preoccupi, signore. Okay. C'è già un'indagine aperta. Stia tranquillo. La ringrazio. Ciao Alex, fai il bravo. Arrivederci. Dov'è che vogliono l'ufficiale? Centrale? Sì. Questa centrale? Sì. Ok. Guarda quelli delle animazioni, guarda là. Poi ci sequestrano la volante, vedi? Provate. No, vai. Era giusto di là. Probabilmente era giusto. Benjamin deve ancora imparare le strade. Salvi, buongiorno. Come fai entrare in polizia? Quando apri le bande di presentarti in centrale presentare il tuo curriculum e fare il colloquio. Ma dove stai andando? Dove ti puoi andare? Sto salendo le scale. Alla hall, sì. Allora dall'altra. Sono belle dure. Benjamin, non ci far caso. Il sergente Scott è un po'... Il sergente Smith è un po' così, però... Ah no. È bravo, eh. Deve arrivare un soggetto in centrale qua. Questo soggettone? Penso di sì. Di nuovo? Non so, è lei che cercava l'ufficiale di polizia? Sì. Andiamo là. Venga, ci dica. Procuratore, buongiorno, si dica. Un attimo. Mi può lasciare un attimo, signore, poi ci parlo io. Allora... Era venuto lui da te? Era venuto lui da te, giusto? Sì, allora... Il fatto è, ragazzi, siamo la procura, non potete mandare la gente a cambiare i documenti alla procura. A parte che proprio per problemi tecnici noi non possiamo farli. Ma chi è andato a fare i documenti? Volendo... Ma chi l'ha mandato? Chi l'ha mandato a fare i documenti? È già la seconda volta, qualche agente qui nel dipartimento. Ma a parte che era stato proposto di farlo fare a voi per farvi fare qualcosa in più. A caso questo era voi la sua chiesta? Già... No. No, ma allora, chiesto tempo fa. Voi l'avete richiesto di fare documenti, patente, queste cose. Il dipartimento volta scorsa, tempo fa. Vabbè, te lascia perdere, che magari l'ha chiesto... Vai a sapere chi l'ha chiesto. Pat l'ha chiesto. Pat l'ha chiesto, sì, Pat l'aveva chiesto.
Vabbè, ma avevamo concesso. E boh, ora tutti i poliziotti sono rimasti sull'idea di fare sempre così e quindi li mandano sempre io. No, 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 no. Ma anche per questioni logiche, ragazzi, la procura. Cioè, allora, allora raga, ma avete. Allora, il discorso è. Che devo capire che eravamo rimasti così, ma siamo tornati così. L'ho fatto l'annuncio. No, l'ho no, scritto. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, se non, non volete, li continuiamo a fare noi. No, cioè, a parte non è, che ci sono anche, anche volendo, non possiamo. E poi anche per questioni logiche. Non puoi proprio mandare una persona in procura per cambiare dei documenti, capisci? Cioè, vabbè, non ha senso. Tu rimandali in centrale, tu. E infatti è quello che ho fatto, posto. Però essendo che volevo... Io l'annuncio l'ho già fatto, già, purtroppo già se no... Volta l'annuncio l'ho già fatto, bisogna aspettare che tutti capiscano, purtroppo dovete rimbalzare la gente di nuovo qua, poi. Cosa ti stanno dicendo, DM? Io vi avverto che... Io l'annuncio l'ho già fatto, oggi. Rimbalzata lì qua di nuovo. Ok, va bene. Ciao. E niente, comunque... Che deve fare quella cosa? Sì, sì, lo sappiamo. È il signore di... Sì, prego signore, andiamo dentro. Ce l'han con te, ce l'han con te. Aspetta che non vedo un cazzo qua. Andiamo di qua nella stanzino. Devo ristampare allora, i documenti? Sono stato scritto in centrale. Sì. Come mai? Lei ha bisogno di un ufficiale per un documento. Sì. Come mai deve ristampare? Nessuno ha saputo aiutarmi. Prende la coordinazione. Ho parlato, ma come mai deve ristampare i documenti? Una cosa, rimani un attimo. Perché c'è stato un problema con la motorizzazione. Ho fatto l'esame della patente A, della patente B e mi è stata consegnata la patente A. Noi non rimborsiamo le patenti, eh. Non è rimborsabile. I clienti vanno, vanno risolte lì alla scuola che viene. Noi ristampiamo, solo, noi ristampiamo solamente i documenti. Mi ascolti, mi ascolti. Lei è un ufficiale? Sono un sotto ufficiale. Adam 2, mi ricevi? Ho parlato con il procuratore. Mi ha detto, ha detto, vieni con me, in procura. No, guarda, signore, allora, noi diciamo una cosa. Noi ristampiamo solo documenti di identità. Senti, le patenti lei, non, lei, non le ristampiamo. È di grado più alto del procuratore? Adam 6, mi ricevi in radio? Perfetto, il procuratore mi ha detto di venire qua. E io gli dico che noi non risolviamo questi problemi. Ecco. Quindi tornare in procura o andare a scuola guida? Il procuratore è qua fuori, se vuole si può parlare. Procuratore? Noi non ristampiamo patenti, deve capirlo. Noi non ristampiamo sapere patenti. No, noi ristampiamo solo carte d'identità. Dov'è l'ufficio? Allora risolviamo con il comandante, certo non è la procura che ristampa la patente. Deve andare alla scuola guida a rifare la patente, se ha bisogno di rifare per i documenti. Ma io ho pagato per la patente B per risarcimento gli ho dato la patente A, giusto? Esattamente. Se sarà sbagliato lei, magari avrà avuto A invece che B. Ma se ho fatto l'esame con la patente con la macchina, allora signore, io non ci posso fare nulla. Questa non è una cosa che deve risolvere qui da noi. Ma questo è un errore burocratico. Noi non risolviamo questo. No, la scuola guida è un ente separato dalla polizia. Assolutamente, ma un'istituzione pubblica. Ma noi non siamo un'istituzione pubblica che gestisce tutte le istituzioni pubbliche. Quella è la procura. Noi gestiamo la, procura, la polizia. Basta. Il procuratore è qua davanti. Il procuratore, vi ha mandato qua, ma noi non possiamo fare nulla. Quindi o va in procura o va in un'altra parte, torna a scuola guida. Vabbè, mi fate mi fate un documento. Io ho pagato. Io non posso fare nulla, signore. Non posso fare nulla. Mi non ristampiamo di guida, mi fate qualcosa, non so. Lo può fare solo la procura, noi non possiamo fare queste cose. Venga, venga. Ma ha capito? Cos'è che non ha capito di quello che ha detto? Chi è che lo risarcisce? Noi nessuno, noi no. Quale patente è che ha fatto? No, è una cosa da gestire, gestire da un'altra parte questa. L'esame con la macchina. Non è da gestire qui. Sì, il fatto è che capisci che la non la gestiamo neanche noi, quindi non possiamo farci nulla. Se io appunto devo fare il risarcimento del danno per quello che ha pagato, dovrei denunciare la scuola guida. Ma chi denuncia della scuola guida? Non è una cosa da risolvere qui, è una cosa della cafetteria. Appunto, fuori da qua. Va bene, signore, buona giornata, arrivederci. Noi non gestiamo queste cose. Venga, forza. Arrivederci. Che sta facendo? Ascolti, Smith, volevo chiedere una cosa. Smith, dovrei chiedere una cosa. Sì, sì, faccio io, dai. Mi scrivo. Noi non gestiamo questa cosa, arrivederci. Smith. Okay. Salve. Ascolti, io avevo chiesto di poter lavorare a New York. Parli col comandante, se no prende... Cioè, parli col comandante che da lui, non ho idea di come si sta gestendo. Comandante. Va bene, ok. Io sto vedendo scritte gente che chiede tag di agente di New York, non so se parlano col comandante, non so se parlano di testa loro. Parlo col comandante, chiede di lavorare e lui ti dirà. Ok, perfetto, va bene. So che sono in ufficio, giusto? Adesso. Questo non lo so. Va bene, sì. Ok, grazie. Ok, a posto. Grazie. No, mi dà fastidio quando la gente viene qua e insiste di queste cose che noi non facciamo. Ma cosa vuole? Adesso vediamo un attimino un po'. Cioè, noi non stampiamo la parola. Vabbè, sta tranquillo. Ci vedi il radio. Grazie, collega. Arrivederci. Buono avanti. Non sono buono.
Dove andiamo? Via. Qui Rondo richiede la gente. Il lavorante è dall'altra parte, non è qua, eh? Abbiamo lavorato già abbastanza, smetta. E che vai a dormire? Ragazzi, di Adam sì, 5 minuti. Io ho lavorato abbastanza. Sì, avanti. Io mi devo distaccare per la denuncia, va bene, ragazzi? Dici 4, quindi non sei più operativo per l'Adam. Andiamo a prendere la volante dall'altro lato. Sì, dall'altro lato. Comandante, buongiorno. Buongiorno. Comandante, c'è una cosa da risolvere un attimo. Che cosa, Smith? La gente viene qua a chiedere la ristampa delle patenti, ma noi non possiamo ristampare le patenti. No. Esatto, quindi cosa ti diamo? Di entrare alla scuola guida, no? Certo. Perfetto, a posto, perché le patenti noi possiamo farla, cioè noi abbiamo l'opzione stampa patente, se non sbaglio, no? Però dalla patente generica, non dà patente A, B o C. Esatto, quindi non possiamo fare la ristampa delle patenti. Io gli rimando alla scuola guida le persone. Il documento non lo devono pagare, solo esclusivamente se la foto è uscita male. Sì, sì, esatto, questo glielo ho scritto. No, no, perché è da specificare, perché lì ha fatto un comunicato. Ah sì, cazzo, hai ragione. Non ho scritto questo. Ronde, ci vediamo almeno 3 al garage. Le stanno crescendo i capelli, vedo, comandante. E piano piano, cioè, ricrescono. Una bella ricrescita, cioè. Che le devo dire? Come va? Tutto a posto? Tutto bene, quando ci siamo io e Smith qui dentro va tutto come... va certo. Tutto liscio come l'olio. Immagino. Immagina. Perfetto, ho scritto il pagamento. Se no, i cittadini, sergente, i no? cittadini sono esenti dal pagamento solo se la foto della carta d'identità è rovinata. Ho scritto. Esatto. Perfetto. A posto. Il manuale all'interno, andante, dobbiamo finire. Lei scompare alla sera quando stacca dalla servizio. No, si addormenta, mentre gli parli di quello... Sì, lo so, ma lo so, lei stacca ieri il servizio sera, stiamo e scompare. A un certo punto. Scusate. Beato te che ci parli, io non ci riesco neanche a parlare con le manne. Ci parlo, mi flamma solo, ci parlo. Ragazzi, ci vediamo dopo, noi devo fare una cosa. Ciao, cuccio. Avanti, quel coordinatore. No, la pettorina al cane la troviamo? Ma la pettorina al cane la troviamo? Tra colleghi ci si aiuta, no? Ma come, ma la pettorina al cane la troviamo? Non appena farà l'addestramento per diventare unità K9. Ci sono solo io una. Gli compriamo la pettolina. Una pettolina? Che parla cinese? Una pettolina, come a voi parlo? Oggi sono andato in pattuglia con voi. E ti ha trasmesso la L Osha? Sì. Hai risolto col procuratore, signore? Non c'è. Ma va a piedi il comandante, ha deciso di fare pattugliamento a piedi. Come i vigili urbani. Al 5 prende lo stato su uno. Ma se incazza che dice due sergenti insieme nella stessa sala. No, non ci ha visto salire insieme. Sicuro? No. Quello sta con gli occhi anche dietro le non spalle. Dobbiamo fare la benzina, reclutà. Siamo in riserva. Subito. E devo anche andarla a riparare. C'è il punto di riparazione ancora lì al 167? Certo, certo. Ecco, andiamo a riparare allora. O se no andiamo al Benin se cacci. Ma col cazzo, dollari. Cazzo, se caccio 700 dollari. Sono uno stipendio, eh. No, comunque i sergenti prendiamo 700 dollari, Sì. Ah, aspetta, perché io sono sergente. Il capitano prende 900 dollari. Perché io sono sergente maggiore, per quello prendo 700 dollari. Ah, vero. Sì, sono sergente maggiore, sto. Aspetta. Voi vedete? Esatto, no, sono sergente, ma ha degradato quell'altro, ecco perché non... Ma poi posso mettere le matricole se mi ha degradato, ma ho sergente di nuovo, non posso più metterle. Eh? Ah no, mi sono degradato da solo, è vero, ieri. Sono scemo io, mi sono tolto automaticamente il grado io. Aspetta, perché? Pure. Perché mi sono rimesso... Perché ero a New York a smanettare per prendere la volante, là che non uscivo al garage, e mi sono messo per sbaglio il badge da sergente. Prego. Prego. Sali tu, hai fatto tu la benzina. Sali tu. Ok, ma torna, va dietro. Devo riparare la volante. Qui Adam 6 si sta sciogliendo, quindi stiamo facendo 11-18.
Via Dan 5, 10:55 presso Civico 119. Sergente. Tarazzo, buongiorno, va a dormire? Buongiorno a lei, volevo un po' riposare, stiamo girando da un'ora, tranquillo proprio. Io sono oggi anche da un'ora, ma tanto tranquillo, però vuoi fare pattuglia con me, forse quello ma va a dormire, che si stanca subito qua, ma non è... Come i bambini che devono fare il pomeriggio, il sonnellino pomeridiano. Lo so, beh, ti dico la verità, mo tra poco pure si sveglia mio figlio, mi voglio allungare giusto 2 minuti sul letto. Ah, vada, vada. Stava Gilardi che è venuto a trovarci. Non l'avevo visto. Va bene, dai. Sì, esatto. Poi ci sentiamo. No, ti lascio stasera. Sì, stasera. Ok, stasera. Ok. Dai, ci vediamo. Poi buona giornata. Ciao, 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 Sergio. Buon messo. Adam 9, 10:55 di un veicolo. Buonasera, non è che riuscite a mandare un'auto a pattuglia civica 100 impieghi 100. Coordinatore qui, Adam 5. Andiamo a controllare. Avanti. Vai. Possiamo intervenire all'ultima richiesta centralino? Intervenite. Qui Adam 2, siamo già sul posto, verifichiamo la situazione. Adam 5 di start. Che c'è scritto? Come fosse l'auto da corsa, ma? Guida un camion come se fosse l'auto da corsa. Ma ragazzi, cari miei. No, c'è un morto, Diego, perché? È morto qua, ragazzi. È morto. Mannaggia, che gente che investe qua. Abbiamo medici in servizio. Vediamo se sono. Contatta medici. Che cazzo sta? Oh, mi scusi. Ah, gente. Stavo piazzando il telefono. Come si piazza il cono? Oh, che suona sto cazzo? Non ha problemi? Il cono come si piazza esattamente? Con... devi prendere la macchina. Ma ce ne sono medici in servizio? Due dice qua, ma non penso verranno mai. Oh, piano! Mamma mia. Oh, santo cielo, che è successo? Pazzi sono. Vabbè, dai, gli diamo una mano noi. Sì, sì, vai. Facciamo. Adam 4, Lucas Zacor e Gesù Felice, check. Avanti. Signore. Oh, signore. Come sta? Sono un po' servito. È cosciente, l'hanno investito. Adam 6, mi dicevi? Sì. Qui dice, check. Adam 6 sta formando adesso, coordinatore. No, che avanti, dimmi. Signore, mi raccomando, stai attento a non farsi investire, Mi scusi, la prendo adesso. Guidi tu? Come volete. Certo, certo, guido un po' io. Ah, vero, vero. Signori, non dovete camminare. Ma che è che mi fa camminare a me? C'è il telefono. Ma chi ha messo sti coni? È lui. Ti muovo, non può prendere dimestichezza, camminare. Voglio levare sti coni. Occhio! Mamma mia. Non aveva riparato la macchina. Aveva riparato. Ai 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 ai. C'è poco lavoro, eh. Sì. Andate tranquillo. C'è una porta che si apre. Oh, mamma mia. Devo fare 17. No, non c'entrava. Non c'entrava. Ok.
check Zanetti. Avanti. E qui in garage non c'è nessuno, eh? Sì, c'è una recluta che si chiama Sonny Quinn. Che è da, di New York, è arrivato qui per prestare servizio. E dov'è che si trova? Non lo so, se non lo trova vada pure in pattuglia. Grazie mille. Ciao Benjamin, ottimo lavoro. Arrivederci Benjamin, arrivederci. Ora scrivo il rapporto dell'altro. Tu che fai ancora? Non ci dai tu? Vorresti ancora? Oh Luke! Benjamin Lady. Buongiorno caro, buongiorno. Buongiorno. Devo mettere anche nel PG che voglio entrare. Ci siamo svegliati, eh? No, no, PC che voglio entrare. Sono chiusi. Perché mi sembra di svegliare? Non capisco. Come entrate nessuno? No. Hai sbagliato i posti? E più di che girare in centrale, centro impieghi, eccetera. Non andate un po' le pali. Date locali, no? Beh, adesso vedo. Vado un attimo in bagno. Leghi, buon pomeriggio, sergente. Buon pomeriggio, De Palma. Come state? Siete tiranti. Si lavora? Sì, si tira avanti, insomma. Beati voi, ma non c'è nessuno per Adam, mi sa. Ci siamo noi, Cesare. Voi due. Ah, allora posso aggiungermi con loro, sergenti? Mi date il promesso? Oh, sì, si gioca con loro. Pitbull. Grazie mille. Allora, buon lavoro, signori. Arrivederci. Oh, Gerardi. Senti, no, aspettiamo il collega che è andato. Ho un piccolo problema per, per entrare. Dica. Non c'è lavoro. Mi sa che di là non riesce a passare. Al secondo, no, FBI che c'è, è primo? Aspetta. In un po' più avanti. Al secondo, c'è anche la polizia. Sì. Riesci a metterlo da solo? No, ancora no. Sai. No, però. Smetta. Gli riesci a passare le chiavi? Non so. Sì, 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 io che sali con noi? 4. Datemi solo un secondo. Vedi che quelli che hai? Aspetta il controllo. Oh, mi sa che collega tu vai con Coleman. No? No, Coleman va. Vada pure. Che grado c'hai? Adam. Non lo so, aspetta. Fare i documenti. A posto, gente. A posto, perfetto, dai. Ciao. A posto. Ciao, ciao, ciao. Adam 4 sta. Ciao Girardi, salutami a sordo. Ah, sempre. Che l'hai detto? Sempre. Chi è lei che è entrata in macchina? Zagor. Lucas Zagor. Come si chiama? Luca. No, Luca. Mm-hmm. Luke va benissimo. Luca Zeng. Luca Zagor. Ah no, quell'altro era Lucas. Ovino lo conosci, Smith? Chi? Ovino. Ovino? Sì, sì, sì. Già te l'ho presentato. Sì, 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 mi già presentato. Ma che ha lì speciale che devi presentare per forza ogni volta? No, perché ti faccio conoscere gente, visto che conosci solo poliziotti. Esatto. No, pensavo che fosse qualcuno speciale, non so. No, non è di speciale. Ah, dovevo andare al Green Market. Qua c'è star pieno di fango. Non è pieno di fango, no. Io vado bene. Oh, il cartello. Coleman? Che c'è? Ah, ok, no, pensavo fossi io a togliere no, zero. No, ci sto.
attimo, buongiorno, come state? Tutto bene? Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto, lei? Sì, tutto bene, tutto bene. Bene, bene. Che mi racconta? Cosa vi porta qua in questa serata così uggiosa? Sentite uggiosa, che cazzo di termini uso, mamma mia. Si vede che ho studiato poesia. Poesia, ha studiato lei? Sì, ho studiato... Dimmi il nome di un poeta? Giacomo Leopardi. Ma bravo, cazzo! Io conosco, non so, tipo Ugo Foschino. Ugo Foscolo. Foschino? La Foschia, quella è un'altra cosa, la Foschia. Ok, ho detto una cazzata, non ho mai studiato la poesia, fa culo. Ma ciao, coglione! Ciao, bello! Ciao, come si chiama? Come si chiama il cagnone? Peter si chiama. Peter, sì. Non istigatelo perché sennò poi morde. Peter, no, assolutamente. Vedi? Sì, coglione, cazzo. No, sono bravi, Peter. Leccali un po', Peter. A cazzo! Cioè, è bravo, non vi muove. Ciao, coglione. L'ha accarezzato. Sì, non fa male. A Peter piace essere accarezzato sotto le palle. Sì, ma lui no, però, cazzo. Cioè... Chi vuole provare? Anche la sua ragazza piace. Alla ragazza piace fare cosa, non ho capito. Sì. Sì. Ma solo io vedo che c'è una panchina qui. Sì. Ok. A meno che non te la sei portata da casa. No. Ma la ragazza di quello lì, quindi? Sì. Sì, la sua. Come si chiama la sua ragazza, Gione? Ugo. Ugo? Si chiama Ugo? Signore. Come si chiama la sua ragazza? Io non ho una ragazza. Ma come no? Vabbè, ce l'ha. Qualcuno lavora qui? Come no? Sono libero di non avere una ragazza, gente. Lei lavora? Sì. Di cosa avete bisogno? Dei croccantini per il cane. Ma perché avete rotto qui? Oh. C'avete croccantini per il cane? No, però... Ma c'è la nebbia qua dentro, non ho capito. Quante canne vi fumate? No, è un'impressione. Che vi fumate? Di canne, vero? Abbiamo comunque pane e uovo fritto in tortillas per il cane, qualche hamburger. Smith, sì, della carne cruda. Mi sa che la carne cruda piace al cane. Paghi tu, quindi scegli tu cosa far mangiare al cane. E pago io, no? E chi paga? Paghi tu, sei tu il tuo proprietario del cane, sei tu, eh. Vabbè, tu non devi mangiare? No. C'ho un cupcake ancora addosso io. Oggi mangia solo un cane, signore, quindi... Va bene, quindi quanti pezzi? Due pezzi. Luke, tu devi mangiare? Pure per Luke. Signori agenti, voi avete una macchina. Sì. Una macchina da bere, privata. Uno da mangiare, giusto? Ah, ma tu sei quello di ieri che vuole fare l'assicurazione. Che palle. Dove... Tu vuoi scammare per fare l'assicurazione. Ma che scammare? Che cazzo vuol dire scammare? Ma perché c'è un tipo sotto, ragazzi, io... come al solito, se sotto il bancone, lei? Steve, vieni un attimo, per favore. Smith, ma... c'è uno disteso. Signori, non è che stiamo facendo una rapina, vero? Steve, per favore, dai una bevanda al poliziotto qui, e poi vedi cosa vogliono gli altri, che mi si sono rotte le cerniere. Arrivo subito. Steve, ti chiami tu. Siamo nel locale, vediamo un po' cosa c'è qua. Vuoi l'assicurazione per la macchina? Smith, non lo so, sta andando all'ultimo. Io, agenti, buonasera. Ah no, lui è quello che faceva l'assicurazione ieri. Che è il truffatore qua? Lui. Ma è il truffatore? No, stiamo scherzando, è per un diminutivo. È una collaborazione col Ben. Sì, ma Steve dove sta? Sta tornando, A prendere le cose nel frigo, può darci, gente. Ok. Secondo. Lavorate tutti qua voi? No. Io vengo qui a rompere i coglioni solamente, gente. Ah, pensavo a fumarti le canne. Io ve le dicevo che... no, non signore, ho più le chiavi, devo chiedere un favore. Secondo lei sono un tossico, mi scusi. Come non lavori più qui tu? Non ho più le chiavi, devo chiedere un favore. Ma che cazzo ha il cane, agenti? No, la fame. Se non c'è date da mangiare, come... ho capito, non date nulla, non ci date. Cazzo, ma fa brutto così sto cazzo di cane, ma che cazzo è un pitbull, cioè... ho capito, belli, non però deve stare anche un po' tranquillo. È un cazzo di Rottweiler. Agente, vi hanno rubato la macchina. Ma come?
Lo sapevo, io l'ho detto. No, dai, scherzo. Ti avevo detto che devi chiudere la cola, ma ti ho detto 40 volte che devi chiudere la macchina. Sto scherzando. Ma lo vedete questo con gli occhiali? È un tossico, non ascolta. Chiudi la macchina. Chiusa, chiusa. Perché qua non ci fasti, tu come ti chiami? Io mi chiamo Ryan, però... Ryan, ma che cazzo di scherzo ci fai? Ma io sembra normale, è procurato allarme? Allora, io ho visto che lei non aveva chiuso l'auto, so che persone girano qui nei dintorni, quindi... Ha provato a salire sull'auto? Ah, no, assolutamente no. Anche perché se no sarei salito, perché ho visto la chiusa adesso l'auto. E se la volevo rubare... Sei sicuro di non aver provato a salire sull'auto? Eh? Sì. Sicuro. Perché che cazzo di motivo aveva che me lo venisse a dire? Nessuno. Anzi, l'avrei rubata, mi sarei divertito un po' in giro, magari. Però non faccio queste cose. Ma so che ci sono... Sicuro? È un reato molto grave rubare un'auto governativa. Assolutamente sì. Steve, secondo te sta dicendo la verità, Ryan? Sì, la dice sempre quel coglione, purtroppo. La verità? Non è vero, dico un sacco di cazzate. Però, se ve la volevo rubare, me l'avrei rubata, ma non ve l'ho rubata. Gente, non ascoltate. Però, dove... Io, Lincoln, vieni un attimo. Eccoci qua, Lincoln. A chi è che devo dare la bevanda? A me. A Luke, cazzo, vedi cosa vuoi tu? Che non pago si può io, fare un cazzo. No, vabbè, la pago io, tranquillo. Non ti preoccupare, pago io. A me fa paura quel cazzo di cane, eh? A me sembra una ragazza di stile. Va bene, per paura, va bene. Ma vai fa culo, raga. Bella Coca-Cola al cagnolino. Ecco qua. Oh, madonna. Arrivo, vedete che ve l'avevo detto io. Ma come guida? Oh! Signore? Tutto a posto? Ma come cazzo guida? Eh? Ha tamponato la macchina nera, che ha tamponato la nostra volante. Ma guarda qua, tutti i fanali rotti. Mamma mia. Non l'avevo visto, mi scusi. Non ci aveva visto. Sì, vabbè, mamma mia. Cazzo, guarda te, gente, cazzo, avete il lato della rotta. Ma quindi dovreste ripararla adesso? No. Come no? Ha solo qualche fanale scheggiato. Allora, signori, ho visto che avete sbattuto la macchina. Magari può servirvi un'assicurazione. Esatto, sì. No. Ma smettete di tentarci di... Questo è frode, frode. Signori, ma quale cazzo di come si permette di dirmi di questa cosa? Di cose serie. Fai il bravo, eh. In ufficio assicurativo si fanno queste cose. Ma io non sto facendo nessuna assicurazione. A livello... Chi l'ha chiusa? Come è chiusa? Ma io non so, è un collega a giro. Aspetta, Nica. No. Il cane, agenti, il cane. Il cane sale, un attimo. Siamo partiti. Ma non lo dovete prendere in braccio? Ah, così apre anche la porta. Sì, apriamo la porta solo. Apriamo noi, lo apriamo, signore. Ma che secondo te il cane apre uno sportello? Ma ho visto una rusciata là dietro. Che cazzo fatto? Siamo riusciti ad addestrarlo fino a portarci le birre quando siamo in pausa. Già. È un cane addestrato. Quando siamo fuori servizio. Ma lei ascolta? Ha detto in pausa. Mi ci raccontare cazzate, ascolta? Sì. Ecco, allora. Non dica queste fesserie, Vi voglio bene. Andiamo, ma che qua contano solo fesserie e cercano di truffarci. Ma perché truffarci? Siete sicuri una che... Una brutta recensione su TripAdvisor metteremo, Ma non volete un'assicurazione per la macchina? No, ancora! Grazie. Allora, se dovessi comprarmi una macchina, verrò qui, d'accordo? Okay. Va bene, grazie. Come ti chiami, Ryan, hai detto? Six. Six o Steve? Six. Six e Six? Sì, Six. Vabbè, Six è l'altro ragazzo Ryan. Sì, esatto. Ok. Ciao, allora, ragazzi. Fate bravi. Ciao, belli. Ciao belli. Che guida, mamma mia. Magari guidaste tutti come guido io. Sì. Che me ridi? Niente, stavo leggendo un messaggio sul telefono divertente. Ah, di un okay. Sergente che diceva che guida benissimo. Luca, la faccio a piedi, No, la smetto. A piedi da Paleto fino all'aeroporto di New York. Mazza. Senza mangiare e bere. Sì. Sì, se riesci. Stai privando dei miei. Se riesci ti smetti di promuoversi da agente esperto. No. No? Non l'accetti come sfida? Posso farcela, ma sicuramente no. Ping-pong! Oh, l'ha fatto fuori! Hai fatto fuori Pincon! Non l'ho visto proprio Pincon, pensavo Maurizio. Di non prendere. Oh, cane, no! Maurizio, cazzo! Maurizio! Oddio mio, Pincon! Maurizio è abusato, ragazzi! Maurizio! Oh, piscia il cane! Come stai, Pincon? Via! Oh, Pincon! Sei arrivato in servizio? Adesso. Oh, Luke. Mi sto aspettando mio cugino. Posso, Zagor?
Tuo cugino Sergente, Thomas, come sta, Sergente? Piccol, buonasera. Ma Piccol non doveva farsi un'ora al desk oggi? Non l'ha fatto ieri. No, no, già no, ieri. La scarcerazione è già avvenuta, mi dispiace. Scarcerazione preventiva. Vabbè, io te ne farei fare una ogni giorno di ora. Vabbè. No. Non è male come proposta, Colin. No, no, sì, poi giusto per vedere se merita di stare all'interno del dipartimento o meno. Chiamo il comandante, signore. Anzi, chiamo il sindacato. Sto cazzo di sindacato. Il sindacato mi deve passare le carte, ma io c'è che ci faccio. Ma le carte dobbiamo passare, passo io, ce l'ho le carte, tutte le carte io. Aspetta. Vada, vada, segretario, vada, manda tutto. Il sindacato. Mi dai 2 secondi, gentilmente, parliamo del sindacato. Allora. Vada segretario, io confido in lei. Vabbè, me lo saluta, me lo saluta il sindacato. Anche questo sta leccata di mucca. Buonasera, buonasera. Anche lei. Buonasera. Oh mamma mia. Raga, ma non c'è un capello decente, raga. Allora, quale va? Sinangola? Sì, sì. Ma va a dormire? No, no, non vado a dormire. Ok. Dai, Zanetti, vieni con noi. Allora, dai, ragazzi. Io sto con Matarazzo. Okay, okay, allora, Skywalker, vieni con noi. Andate in pattuglia. Andiamo. Vai con Skywalker, Pink e Hell. Andate. No, no, signori. Venite con noi. Maurizio, faccio il comando in questa città. Andiamo, andiamo. Prego, signori. Questi prego. Criminali. In pattuglia, in pattuglia. Arrivederci, sergente, arrivederci. Arrivederci. Maurizio, ci vediamo più tardi. Il telefono del tuo destinatario non è collegato alla. Ecco. Sì, ma cosa c'entra un furto di veicolo con rimuovere la patente? Ma che è che urla? Oh. Ma lei è serio? Cosa c'entra? Cosa cazzo c'entra? Cosa c'entra? C'entra? Ah, gente, allora mi scusi. Ho per caso sbagliato a guidare? No. Allora, signore, Smith, glielo dice al signore che c'è la sospensione della patente e il sequestro del veicolo se commette un furto d'auto? Sì, cioè, c'è pure il sequestro del veicolo. Sì. C'è il sequestro del veicolo e la sospensione della patente, signor Pacchi. Sì. Gloria. Ma scusa, ma voi siete dei ladri? No, lei è un ladro, lei è un ladro. L'autorità giudiziaria non si permette. Lei che ruba le auto, non noi. 2, 3, 4, 5, 6. Perché c'è pure Barry, la gente che l'altra volta ci ha fatto un bel discorso. Immagino. È una persona molto silenziosa, Barry, dubito. Cioè, ma scusate un attimo. Allora, signor Glory, posso dire una roba? No, no, un attimo, poi me ne vado a fanculo e taccio per sempre. Va bene. Allora, andiamo presto. Lei stia zitto, mi faccia parlare. Io non lo interrompo. Oh, va. Bene, allora, bene. Scusate un attimo. Un ragionamento molto logico, ok? Logicamente parlando. Ho per caso guidato male? No. Allora, sì, in realtà nei filmati a noi ascritti e presenti si vede chiaramente che gira in mezzo al sopramarciapiede. Ha buttato giù anche un semaforo. Esatto. Sì, esatto. Va, accompagnerò fuori. E signor Gloria, non è che se lei guida di merda deve prendersela con noi, eh? Ah, sì, Lili, ma ti ho chiamato poco fa, dove sei? Fate quello che volete. Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, come sta Girardi? Bene, bene. In forma. Bentornato. Prendete il mio culo. Grazie. Da lavorare di domenica. Ma che fa, wow. Signore, mi ascolti bene. Signore, prendete il mio culo. Ma smetta, perché altrimenti l'arresto per oltraggio, eh? No, infatti facciamo che lo accompagno io fuori, che meglio. Oltraggio. Mi ascolti un attimo, mi ascolti un attimo. Apra bene le orecchie. Sì, sentiamo. Allora, lei non potrà avere la patente per i prossimi 7 giorni. Ha capito? Respiri prima di rispondere, per piacere, che Scott la sbatticella per oltraggio davvero, eh? Ah, adesso respiri. Qui allora la cosa cambia. Non è sequestrata la patente. Sospensione, abbiamo è detto. È ritirata.
Sospensione, no, sospensione, no, è stata una sospensione. È sempre stata non una è sospensione. Un non esiste il ritiro, sarà la sospensione della patente. Poi devi rifare l'abilitazione alla scuola da guida. Ma la patente è vera ma o quale, la comprate? Ma quale riabilitazione? $7,500, vedo un po' lei se non l'ho comprata. Ah no, è comprata questa. Ma l'ha comprata, cioè, nel senso, per vie legali, ha fatto anche tutto il test di abilitazione alla guida. Assolutamente sì, però non c'era scritto di sto fatto. Cazzo, cioè, lì... Non c'era mai scritto... Allora, io posso capire... Diciamo che è difficile che c'è scritto che devi... No, io devo andare a parlare con... Arrivederci, vado a parlare con un procuratore. Va bene, lo accompagno io fuori. Ma la gente, questa è preoccupata, questa generazione. Tutti sti problemi non ho causato. Venga. Tutti sti problemi, tu c'hai la pappa sotto il naso, grazie al cazzo. Io per fare $30,000 devo dare il culo. No, Glory, l'arresto, io sto facendo il possibile per farla uscire senza... Che stai dicendo? Come si permette? Come si permette? Vuole essere arrestato? Che è un piede bianco. Oh! Peter. I miei occhietti. Aspetti che sto... Ma ste cazzo di... Niente proprio. Peggio ancora. Peggio mi sento. Si porta al desk per la richiesta. Coleman? 10-4. Dimmi. Smith, lei non può dare taser e manganello, giusto? No, solo il magazzino, se li trova, se no vedono fare riferimento agli spettatori. Dimmi a me, dimmi a me. È sempre taser e manganello. Ma non li hanno ancora riforniti, Coleman? Gli do il mio, poi dopo me lo faccio da. Grazie. A posto. Nient'altro? Che le chiavi della polizia se ce l'hai? Poi? E il distintivo, e il GPS sì, c'ho tutto quanto, il distintivo, il distintivo lo facciamo stasera. Va benissimo, a posto allora, grazie. Figurati. Non lo so se è perso. Eccolo. Ma andiamo. Andiamo, andiamo. Che fai? Comandante, mezzogiorno, mi riceve in questa frequenza? Vai? Mi sa di sì. Vai, vai. Tu che fai, no? Io boh, non so. C'è un cazzo da fare. Come non c'è un cazzo da fare? Cosa vuoi fare in giro? Niente. Ah sì, c'è più roba. Poi alle 5 c'è i processi. Ma qua? No, di là. E qua quando inizia? Martedì, teoricamente. Comandante, mezzogiorno, mi riceve in questa frequenza? Evidentemente non è nella frequenza. Copiato, coordinatore. Appena reperibile, può chiamarlo il radio dell'NPD? 10-4. Copiato, grazie. Chiudo. Vado, va. Buona serata, ci vediamo più tardi, ragazzi. Vado, stacco. Ah, ok. Sì, perché è inutile andare in giro a vuoto. Ah, sì. Cioè, se vieni con me a fare qualche giretto, magari ancora una giretta. No. Ma se no, è inutile. Cioè. No, me ne vado. Va, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ok, ragazzi. Vicino a Brambo, vi saluto, vi auguro una buona serata di quando andate a votare, che non l'ho ancora fatto. Ora vado a riposarmi un attimo un po', perché poi più tardi c'è i processi su Noel.
su Impero no VL, quindi adesso io vado. Niente, forse stasera live, vediamo. O forse magari già alle 5, se magari c'ho voglia, e ci butto dentro i processi di Noel. Vediamo un attimo, magari forse tra un'oretta torno in live, ragazzi. Proprio ora stacco proprio perché non c'ho proprio voglia adesso di andare avanti in RP e non ha senso. Quindi vado sul... ora stacco un po', mi riposo, poi vado sul UL e magari faccio una live, dai, ok? Quindi vi lascio nel mezzogiorno, ragazzi, nel frattempo, così continuate con la polizia di Impero. E in caso ci vediamo più tardi, dai. Vi ringrazio se siete con me e ci vediamo nella prossima live, ragazzi. Ora fate punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per vedere le repliche. Non funziona. Comandi. Non vanno i comandi, ragazzi. Porco cane. È vero che oggi non c'era il bot che spammava. Come mai? Oh oh. Che è successo? È scomparito il bot. Ma è morto ormai il bot, ragazzi. Morto il network, ragazzi. C'è un sottufficiale in radio interrogativo. Che è successo? Autorizza. Eccolo. C'è un sottufficiale in radio disponibile. Morto il network, ragazzi. Ma guarda te. Join channel, dai. Io morto il Nightbot, porco cane. Slash mod. Nightbot. Questo è un Nightbot, ma sarebbe anche l'ora di cambiarlo. Qua. Qua. Boh, strano che non ci sia il mio Nightbot. Vabbè. Comunque, ragazzi, vi ringrazio per essere con me e ci vediamo alla prossima live. Dai, ciao!